Cari telespettatori di Patria Pio TV, benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato al fisco, all'economia e alla famiglia. Oggi volevo parlarvi della TASI, questa nuova tassa sui servizi indivisibili. In pratica, questa tassa è stata istituita con la IUC, l'imposta unica comunale, che è entrata in vigore con la legge di stabilità del 2014, che è stata approvata a dicembre del 2013. Ma chi si aspettava un'imposta unica comunale, di fatto è rimasto totalmente deluso perché ci siamo ritrovati con tre distinte tasse. Ci siamo ritrovati con l'IMU che è stata abrogata per quanto riguarda l'abitazione principale, quindi per la prima casa, ma è rimasta in vigore per la seconda casa. Ci siamo ritrovati poi con la TARI, quindi con la tassa sui rifiuti, che ha preso il nome adesso di TARI, che è la vecchia TARES, e ci siamo ritrovati con la tassa sui servizi indivisibili, che è questa TASI. Ma naturalmente i cittadini si chiedono quali sono questi servizi indivisibili. In pratica sono tutti quei servizi che sono uguali per tutta la cittadinanza, quindi per tutta la collettività, come per esempio il servizio di illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la manutenzione del verde pubblico, la gestione degli uffici analoghi di stato civile e così via. Quindi in pratica ogni comune attraverso questa tassa si finanzia per la gestione di questi servizi che sono abbastanza anche onerosi, visto che naturalmente, come sapete, da qualche anno i trasferimenti finanziari dello Stato verso i comuni iniziano sempre a scarseggiare sempre di più. Quindi, per quanto riguarda la novità di questa TASI, è il fatto che oltre al proprietario è obbligato a pagare anche l'inquilino. Naturalmente la percentuale che deve pagare l'inquilino è minima perché pari a soltanto da un 10 al 30% sull'imposta totale annua, ma questo deve essere sempre stabilito dal singolo comune, quindi con un apposito regolamento che viene approvato dal Consiglio Comunale. Per quanto riguarda il metodo di calcolo, è uguale a quello dell'IMU, quindi bisogna partire dalla rendita catastale, quindi, che può essere vista attraverso un certificato catastale oppure una visura catastale oppure direttamente dall'atto notarile, se questo atto notarile è abbastanza recente. Quindi, prendendo come riferimento la rendita catastale, questa va moltiplicata sempre in tutti i casi per 5%, che è una rivalutazione di questa rendita catastale, e poi va moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della rendita catastale e a seconda naturalmente dell'appartenenza alla categoria catastale. Per quanto riguarda la maggior parte dei fabbricati adibiti ad abitazione principale o a seconda casa, questo coefficiente è 160. Quindi, ricapitolando, la rendita catastale va moltiplicata sempre per 5% e poi va moltiplicata per questo coefficiente che varia a seconda della categoria catastale, che normalmente è 160. Attraverso questo calcolo otterremo il valore catastale che è l'imponibile su cui va calcolata la TASI in questo caso. Per quanto riguarda le aliquote, vengono stabilite dal singolo comune attraverso il regolamento approvato dal Consiglio Comunale, ma la legge di stabilità ha messo dei paletti entro cui ogni comune si deve muovere. Per quanto riguarda la prima casa, il minimo può essere anche zero, perché può essere che qualche comune stabilisce che per le prime case non deve essere pagata la TASI, ma il tetto massimo come aliquota è il 3,3 per mille. Per quanto riguarda invece tutte le seconde case, si deve fare una distinzione perché bisogna vedere quant'è l'aliquota per quanto riguarda l'IMU sulla seconda casa e la TASI per quanto riguarda l'aliquota sempre dell'anno d'imposta 2015. Il totale complessivo per le seconde case tra IMU e TASI non può mai superare per legge l'11,4%. Per quanto riguarda il metodo di pagamento, è uguale a tutti gli altri, a tutte le altre tasse sulla casa, quindi come per l'IMU, come anche per quanto riguarda tassa rifiuti, la TARI, anche per la TASI può essere pagato attraverso il modello F24, sia alla posta che in banca. Per quanto riguarda le scadenze, sono il 16 di giugno per quanto riguarda l'acconto, il 16 di dicembre ci deve essere il saldo oppure il conguaglio d'imposta relativo al 2015. Per quanto riguarda del versamento minimo è di 12 euro, quindi significa che se da questo calcolo che abbiamo spiegato il versamento è inferiore a 12 euro non va versato alcun importo, ma se è superiore naturalmente deve essere versato attraverso il modello F24. Nel caso in cui il contribuente abbia delle difficoltà, naturalmente si può rivolgere presso tutti i CAF, i professionisti abilitati, ma può rivolgersi anche agli uffici tributi del comune perché sono proprio abilitati, anzi devono dare questa sorta di contributo per tutti i contribuenti ad effettuare il calcolo per essere semplificato il più possibile. E sempre per quanto riguarda tutti i contribuenti invece che si fanno il calcolo da sé, è sempre opportuno andare a verificare attraverso una telefonata
telefonata all'ufficio tributi, oppure per chi ha dimestichezza con internet può visionare il sito internet per vedere le scadenze e soprattutto per vedere le aliquote, perché pare da una stima che ha fatto il Ministero delle Finanze che il 14% dei comuni italiani ha aumentato o diminuito l'aliquota rispetto al 2014, quindi è sempre bene consultare il sito istituzionale oppure consultare direttamente anche telefonicamente l'ufficio tributi del comune dove c'è l'immobile. Per quanto riguarda questo obbligo di versamento che abbiamo anticipato, che riguarda sia i proprietari di prima casa, di seconda casa, ma anche gli inquilini, abbiamo detto che gli inquilini possono pagare una parte minima che varia dal 10 al 30%. Ma tanti si chiedono, soprattutto i proprietari, cosa succede nel caso in cui l'inquilino, quando c'è una casa da locazione oppure in comodato gratuito, cosa succede se l'inquilino non paga la sua parte di TASI? Ecco, a questo problema ci sono venuti incontro le risposte ai quesiti del Ministero delle Finanze, con la quale sono stati stabiliti anche tanti altri parametri, ma soprattutto per quanto riguarda questo mancato eventualmente, questo mancato versamento della TASI dell'inquilino. Il proprietario non è mai responsabile del mancato versamento della propria quota di TASI dell'inquilino. Questo perché il proprietario e l'inquilino hanno una autonoma obbligazione tributaria. Quindi, in pratica, il proprietario non è mai responsabile del mancato versamento della TASI dell'inquilino. Nel caso in cui invece il contribuente, sia per quanto riguarda il saldo di dicembre, ma eventualmente anche per l'acconto che è stato pagato entro il 16 di giugno del 2015, nel caso in cui non sia riuscito a pagare per mancanza di liquidità oppure per qualsiasi altro motivo, ci si può avvalere sempre del ravvedimento operoso. E questo ravvedimento però sia una sorta di mini sanatoria per evitare che sia l'ufficio tributario ad accertare ed eventualmente a sanzionare con delle multe abbastanza elevate il contribuente. Ci sono quattro tipi di ravvedimento. C'è il ravvedimento sprint, che in pratica è quando il contribuente paga entro 15 giorni dalla scadenza originaria del versamento. E naturalmente in questi casi ci sono delle sanzioni ridottissime e sono dello 0,2% per ogni giorno di ritardato versamento, più gli interessi legali, che per quanto riguarda il 2015 sono dello 0,5%. Per chi invece effettua il versamento dopo il 15° giorno, ma comunque entro il mese, quindi entro 30 giorni, queste sanzioni sono del 3% e con l'aggiunta naturalmente degli interessi legali che abbiamo detto e sono dello 0,5%. Per chi invece effettua il ravvedimento breve per quanto riguarda i versamenti entro un anno, allora in questo caso c'è la sanzione un po' più elevata, siamo a una sanzione del 3,75% naturalmente con gli interessi legali. Per chi invece effettua il versamento entro 2 anni, allora in questo caso la sanzione, capite benissimo che lievita di parecchio, siamo ad una sanzione fissa del 5% più eventualmente gli interessi legali che vanno dal giorno del mancato versamento fino al giorno dell'effettivo versamento. Una cosa che volevo ribadire, quindi questo fatto dell'autonoma obbligazione tributaria, perché è oggetto di numerosissimi quesiti sia ai professionisti ma naturalmente anche agli uffici tributi, quindi c'è l'obbligo tributario del versamento della TASI sia per quanto riguarda i proprietari di prima casa e di seconda casa e per quanto riguarda la TASI c'è anche l'obbligo di versamento anche per gli inquilini, però soltanto con una contribuzione totale dell'imposta TASI che vale dal 10 al 30%, però questo bisogna sempre rivolgersi al comune per verificare quant'è il versamento per quanto riguarda il saldo del 2015 che deve essere effettuato entro il 16 di dicembre di quest'anno. Bene, per oggi è tutto, io vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre con un nuovo argomento di fisco, economia e famiglia. Se avete dei quesiti potete mandare una mail alla redazione o alla mia mail personale, io sono felice di rispondere a tutti. Grazie, arrivederci. Benvenuti nel canale YouTube dell'Agenzia delle Entrate. Oggi parliamo del modello F24. Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti per il pagamento delle principali tipologie di imposte e contributi, ad esempio IRPEF, IRES, addizionali, IVA, ritenute, IRAP, contributi previdenziali, IMU. Potete trovare il modello sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Dopo aver indicato il vostro codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale, dovete individuare la sezione corrispondente alle imposte da versare. Ad esempio, se dovete pagare l'IRPEF, l'IRES o l'IVA, dovrete compilare la sezione Erario. Se il pagamento riguarda imposte regionali, IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, la sezione sarà Regioni. Occorre poi indicare per ogni imposta da versare il codice tributo. Potete trovare i codici tributo sul nostro sito. L'anno a cui si riferisce il pagamento. La rata che si sta pagando in caso di pagamento rateale. L'importo da pagare nella colonna Importi a debito versati. Il saldo finale. Se avete dei crediti fiscali, potete utilizzarli per compensare le somme dovute, anche se relative ad imposte diverse. In questo caso, deve essere compilata una riga per ogni credito da compensare, indicando gli importi nella colonna Importi a credito compensati. Vi ricordiamo che il saldo del modello non può mai essere negativo e che l'F24 deve essere presentato anche se il saldo è pari a zero. Potete presentare il modello F24 in via telematica attraverso i servizi online dell'Agenzia delle Entrate. Per farlo, occorre essere abilitati a Fisconline o Entratel e avere un conto corrente presso una banca convenzionata o Poste Italiane. In alternativa, potete utilizzare i servizi di home banking messi a disposizione dalla vostra banca o da Poste Italiane. In entrambi i casi il pagamento avverrà mediante addebito diretto sul vostro conto corrente e il sistema rilascerà una ricevuta relativa al pagamento effettuato. Potete presentare il modello anche in formato cartaceo, presso le banche, gli uffici postali o gli sportelli Equitalia, scegliendo la modalità di pagamento che preferite, ad esempio addebito in conto corrente, contanti, assegni, pago bancomat o PostePay. Vi ricordiamo che per i titolari di partita IVA è obbligatoria la presentazione telematica. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il nostro sito.